Uè, nel momento in cui sto registrando questo video è in atto l'invasione russa ai danni dell'Ucraina. Un atto ingiustificabile, come tanti altri che accadono quotidianamente nel mondo, ma che ci tocca particolarmente sia per una banale vicinanza geografica che per tutte le implicazioni dirette o indirette del caso. Economiche, politiche, umane. Ho deciso di dedicare una puntata dell'Infiltrato alla faccenda per portare alla conoscenza di tutti alcune linee di pensiero che da un po' rimbalzano nel web. Ragionamenti, a mio avviso, un po' contorti, limitati, diciamo poco empatici, che testimoniano quanto l'essere umano faccia fatica a mettersi nei panni di un altro essere umano, almeno finché qualche disgrazia non gli accada in prima persona. Ma anche in quel caso magari preferirebbe girarsi dall'altra parte e trovare semplicemente un colpevole. Non lo so, puntata allegra oggi. Quella di oggi è una puntata un po' improvvisata, poco strutturata. Molto semplicemente mi sono iscritto a un gruppo su Facebook aperto di fan di Vladimir Putin e ho preso dei commenti un po' sparsi, rigorosamente scritti e raccolti dopo lo scoppio della guerra. Così, per annusare un po' il mood che si respira in quelle community. Lo so, non sono tutti così, lo so, la verità sta sempre nel mezzo, bla bla bla. Iniziamo. Chi è Vladimir Putin? Nasce a San Pietroburgo il 7 ottobre del 1952, uomo di eccezionale tempra, intelligente, dotato di qualità non comuni, è riuscito a riportare la Russia nel ruolo a cui compete a livello internazionale. Capito? Hercules, Xena, spostatevi. Voglio la serie su Vladimir Putin. Ma perché proprio Putin? Perché è un grande uomo per una grande Russia. Perché brucerà tutti all'inferno e così è finalmente finita, fine delle lobby, fine dei vaccini e dei virus e dei vari Soros, Gates e amici loro. Un pianeta radioattivo, non vivrà più nessuno, solo gli scarafaggi e forse meritano di vivere più degli umani. Rilassato l'amico? Comunque, come avrete capito, anche in questo caso c'è il classico eroe senza macchia che combatte contro il male. Mi ricorda un po' la puntata su Trump. Ve la lascio qua sopra se ve la siete persa. Comunque, piccolissima parentesi, oggi non ne parlerò, ma ovviamente sono già nate le prime teorie complottistiche secondo cui la guerra è tutta una finta, eh? Io ho molti amici in Russia e Putin lo conosco da quando era il KGB, ti dava sempre la mano. Salutava sempre. È molto religioso, religiosissimo. Infatti quelli che fa lanciare non sono missili, ma benedizioni di massa. Alcune informazioni qui in Italia ci speculano sul suo operato. Fuori all'estero, in Germania, Francia e Spagna, dove in questi giorni ho lavorato, non si parla così tanto di guerra. No, guarda, infatti non ne parla nessuno. In Francia parlano ogni giorno dello scandalo Totti-Ilari Blasi, guarda. Informati meglio e poi puoi parlare. Lui sta solo difendendo la sua patria e il suo popolo. Difendendo, capito? E per farlo ha dovuto invadere un altro paese. Sono perfettamente d'accordo con te. Avessimo noi la fortuna di avere un presidente come Putin, non ci troveremmo in queste situazioni e saremmo rispettati. Grande vita a Putin! No, ma infatti la Russia è rispettatissima in questo periodo, sono tutti con lei, guarda. Ho sempre avuto stima di Vladimir Putin, un grande presidente che ha una umanità, molto intelligente e serio, che ama la sua terra e il suo popolo. Da italiana e veneta dico che ha sempre dato all'Italia lavoro e tanto altro. Le sanzioni ingiuste che gli stanno dando sono vergognose. Grazie Putin che ci dai lavoro. Draghi cerca sempre di togliercelo, ma per fortuna ci sei tu. Avete chiesto a Russi? No? Ti rispondo, Putin è più grande statista in ultimi 100 anni. Popolo russo lo stima e appoggia. Invidia vostra è brutta cosa. Sono d'accordo. Viva il radicchio tardivo. È una droga. Lui aveva avvisato. E vabbè, se aveva avvisato. A me farebbe comoda l'Istria. Che faccio? Mando una mail? Magari una PEC? La Russia non ha mai torto un capello all'Italia. Non dobbiamo dimenticarlo. Scusa, ma neanche l'Ucraina, neanche la Papua Nuova Guinea. Che c'entra? Legga qualche libro di storia e vedrà che Kiev era l'ex capitale della Russia. E vabbè, ma allora bombardiamo mezza Europa. Roma era la capitale dell'impero romano, dopo tutto.
Dare le sanzioni alla Russia è una cosa da deficiente. Solo gli stati europei appecorati al vecchio rimbambito di Biden. Noi italiani diamo sanzioni, ma chi cazzo fate se ci chiudono il gas? Non avete idea come cucinate, come mandano avanti le industrie. L'Italia sta per tornare alla vera fame, molto peggio della prima guerra mondiale. Grande Putin, levaci Draghi e Speranza. Hai dimenticato la Boldrini? Comunque, non ho capito se stai suggerendo la terza guerra mondiale o di cedere tutti gli stati a Putin. Cari americani, avete ucciso i nativi americani, volete comandare il mondo, avete fatto guerra in giro per il pianeta, siete solo degli assassini. E allora il PD? Hai pienamente ragione, la Russia non attacca mai a nessuno, stata sempre attaccata da altri, ma sono sicura che anche questa volta vincerà. Vince sempre chi ha ragione. La Russia? Attaccare qualcuno? Quando mai? Invada prima possibile l'Italia! Non ne possiamo più delle politiche dittatoriali dei cinesi, degli USA e dell'UE. Non so che battuta fare su questo. Avete notato come la Russia ha cercato di salvare ogni donna, vecchio e bambino dalle zone separatiste filorusse ucraine? Ha organizzato bus, treni e tutto ciò che era possibile affinché il governo di Kiev non possa attaccare civili inermi? Avete notato come alla guerra la Russia ha prima messo e anteposto il valore umano della popolazione? Onestamente no! Ma magari sono caduto nella trappola propagandistica USA e neonazista di Kiev. Chi lo sa? Bravissimo Putin, presidente grande, è ora che qualcuno fermi questi guerrafondai di americani. Devono prendere una batosta da ricordare per sempre. Viva Putin e tutta la Russia. Ci sta! A me stan sulle balle i tedeschi. Personalmente dichiarerei guerra a Rimini per impedirgli di andarci in vacanza. Ficcatevele nel culo le piedine. Era ora, fuori dall'euro, dalla NATO, via le basi americane, vogliamo un'Italia neutrale come la Svizzera. Abbiamo fatto guerre sanguinose dove i nostri avi sono morti per la libertà. Bisogna rendere onore ai loro sacrifici. Coglierei l'occasione per chiedere di rigiocare Italia-Corea del Mondiale 2002. Così, già che siamo in tema. Se Putin dovesse fare una campagna di concessione cittadinanza russa, il 40% degli italiani aderirebbe a occhi chiusi. Io sarei il primo. Ma magari! Sarebbe un sogno. Mi piacerebbe averlo come presidente. Vladimir Putin non è servo degli USA, mentre noi abbiamo solo servi Istituto Superiore Sanità e getta uno schifo totale, una vergogna politicamente parlando. Maledetti! Ci controllano! Non come Putin, lui sì che è per la libertà. Dopo la pappardella dei vaccini, oggi dicono bugie sul conflitto in Ucraina. Signora mia, non ci si può proprio più fidare di nessuno. Lascia che parlino, la invidia è una brutta malattia. Magari ci sarebbe in Italia un tipo con almeno la metà delle capacità di Putin. Lui è così forte e noi siamo così stupidi. Chiudiamo con l'unica frase sensata. È una guerra che assolutamente non dà vantaggi a nessuno. E ho dovuto censurare la seconda parte perché era una stronzata.